Isola dei Famosi, la prima lite tra Cecchi Paone e Natali Caldonazzo, Pesci Vendola. Si è consumata la prima lite tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Protagonisti dell'accesa discussione, Alessandro Cecchi Paone e Natali Caldonazzo. I due hanno alzato la voce durante la notte e a placare gli animi ci hanno pensato gli altri naufraghi. Tra i quali, molti hanno preso le parti dell'attrice. Ma andiamo con ordine. Durante la notte, i naufraghi si sono resi conto che accanto alla tenda delle donne si aggirava un serpente. Il rettile ha creato il panico nel gruppo. Tra tutti, in particolare Kerin Clery che è entrata nel panico perché ha confessato di avere la fobia dei rettili. Il divulgatore scientifico ha consigliato alla naufraga di spostarsi e dormire fuori alla capanna. In un altro punto dove il serpente non sarebbe potuto arrivare, i serpenti hanno bisogno del calore della roccia, ha detto Paone. Natali, dopo aver sentito la conversazione, è intervenuta manifestando il suo pensiero contrario rispetto a quanto aveva affermato Alessandro Cecchi Paone. La naufraga non era d'accordo a dormire la notte fuori senza un riparo. Da qui il caos. Il giornalista è andato su tutte le furie dando della pescivendola a Natali Caldonazzo. Elena Prestes dopo l'accesa discussione ha aggiunto, è sempre aggressivo con le persone. Non è da oggi. Natalia ha concluso, Cecchi Paone ha un problema con le donne.